al Tourist Trophy e per due volte uscì di strada. Le emozioni offerte dalla guida di una GTO sono formidabili. Acceleratore, cambio, volante richiedevano un grande impegno per evitare scodate improvvise. E nelle lunghissime gare di durata, come la 24 ore di Le Mans, era importante non dimenticare lo sforzo notevole cui erano sottoposti i freni. Ma la sensazione di possedere il dominio di una belva ed inserirla nelle curve, sulla giusta traiettoria, era eccezionale. E non va dimenticato che la GTO era costruita tutta a mano e che richiese 3.000 ore di lavoro al carrozziere Scaglietti. Tutte a mano, sa fare senza attrezzatura praticamente. Adesso se viene giù vede un'officina che sembra una camera, una sala operatoria, è inferiore. Intorno alla GTO si è venuto a creare negli anni un alone di leggenda, di fascino, di mito, che ha contribuito ad alimentare i sogni degli appassionati, dei collezionisti e, purtroppo, anche un mercato dei falsi. Proprio quando un oggetto è super pregiato, gli si concentrano attorno i falsari. Si parla di esemplari abilmente contraffatti e pagati fior di miliardi e di collezionisti gabbati anche più di una volta.